Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, iscrivetevi al canale, un bel like al video, i commenti e la campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate. Io sono qua, Top Calcio 24, 7 gol diretta stadio anche questa sera per commentare la Juve, Juventus-Lazio semifinale d'andata di Coppa Italia. Le scelte sono fatte e non si torna indietro. Mister Massimiliano Allegri se la gioca così. Perini in porta, difesa 3 con Super Telegattone, Gleison Bremer, Capitan da Silva Danilo, a destra Andrea Cambiaso, a sinistra Pippo Kostic, in cabina di regia Manuel Locatelli, al suo fianco Maghetto Weston McKennie e Cavallo Pazzo Adrien Rabiot. La coppia degli attaccanti titolari di questa sera allo Stadium Esaurito è, in fede we trust, Federico Chiesa e Dujanone Vlahovic, l'implacabile. Ha molto l'ha preso Vecino. È la Juve, è una cosa propositiva che mi fa venire in mente finalmente quel Juve-Lazio 3-1 di campionato. Patrick su Cambiaso. Sicuro che era Patrick? Bene. Sicurissimo. Bel Rigorello, Raimondi. Bene, vediamo che bene, lo tira, perché ci arrabbiamo spesso, poi bene, bisogna segnare troppo. Bisogna segnare. Mi sembra molto concentrato sul tempo. Attenzione, perché c'è un check. Sì, stanno un attimo verificando. No, ma rigore. No, fuori gioco però. Possono cercare. Penalty offside? Fanno una... No, un attimo, rigore, un attimo, dice Massa, vediamo se ci vediamo anche le immagini per capire se c'è qualcosa. C'è uscito il pallone, no? Sì, infatti, credo no, offside, stiamo proprio quello, fuori gioco. Aiutatemi anche a chiaramente non capisco a capire dove. È in fuorigioco lui, sul colpo di testa può essere che fosse in fuorigioco. Attende il giocatore, intanto Vlahovic si concentra, Cambiaso rientra da un colpo di testa, carta liberatrice, no quella è la liberatoria, la gente che per un giocatore che deve tirare il calcio di rigore, sì, questa attesa prolungata adesso secondo me ti snerva ancora di più, eh. È fuori, va a vedere, non glielo dà, fuori gioco se va a vedere non glielo dà. Intanto attenzione anche ai diffidati, perché in diffida ci sono Locatelli, Gatti e Kostic, quindi attenzione anche al giallo tra giocatori importanti che potrebbero poi eventualmente saltare deve la semifinale di ritorno. È un fuorigioco geografico, quindi deve decidere. Geografico, certo. Però se lo chiamano, lui è fuori gioco, se lo chiamano, qua è fuori gioco. Statisticamente. Poi c'è il tocco del difensore della Juve. Intanto si perde ovviamente tantissimo. Ma ragazzi, tempo. È tutto un abbondante adesso, recupero adesso. In questo primo tempo. C'è da dire che poi la concentrazione la perdi anche se vediamo. Attendi tutto questo gioco. Tempo. Fuori niente, fuori non gioco. C'è il calcio di rigore, quindi tutto da incredibile, però, eventualmente si dispera Cambiaso rifare. Vlahovic è fuori gioco, accetta la decisione. No, no, tutti sul un fatto po che tecnicamente sia fuori gioco, ok, però è fuori andiamo, gioco di un andiamo, giocatore che era nel corno. Dice Massimiliano Allegri ai suoi, non scoraggiare. Usatevi così. Ma voi non siete mica l'Inter che vi possono dare gol quando c'è fuori gioco. Questa è una notizia importante. Primo cambio arrivo, Luca. Primo cambio per la Lazio. Perché è uscito Zaccagni che non si è ripreso dallo scontro con Gatti. Un intervento ruvido. Però Gatti ha preso il pallone, nettamente. Però intervento molto ruvido. Sai che lo prende, gli fa una sorta di vecchietta. Ha fatto un intervento. Sì, sì. Ma mentre l'altro corre, lui fa la scivolata, prende la palla, ma che sai lo che vogliono, non vogliono più il calcio vero, quindi, okay. Quindi il pallone i difensori non lo possono prendere. Secondo me Cambiaso non aveva capito che l'arbitro aveva annullato il rigore per offside, da come si era disperato, sì, l'ha presa benissimo, forse pensava diciamo. Che però, ragazzi, cioè, se, assolutamente vero, ma quei treni lì, io lo dico e sono convinto di questa cosa, Allegri sulla panchina dell'Inter rivince, incredibile, Chiesa segnato un gol bello in contropiede in verticale con lancio da dietro, vedi che capace, lo facevo pure io però quello lì, però intanto l'ha fatto, eravamo qui a criticarlo. Ragazzi, ma avete visto Casale Romagnoli? Rieccoci in diretta, siamo quasi al 63esimo, Juve 1 siamo Lazio 0, appena dici? C'è una vita davanti, se sei in vantaggio diciamo già, volevo così. Chiudere così. Possiamo andare tutti a casa, sì. Da ora. Però buona attenzione, verticalizzazione della Juve. A Vlahovic che tira si può dire. È fatto si può dire. L'avevamo detto stasera che l'aveva sarebbe detto fatti. Raimondi. Raimondi ha detto all'inizio della partita. Vero. È il più grande centravanti del mondo. Bisogna sempre tenerlo. Io non dico che ti ha detto che fate almeno due prima della partita. Che non ne sbaglio una. No, tu dicevi Casale e Romagnoli fa due gol. Prima della partita vi ho detto che ve la dovevano far
vince questi due. Ma cosa ha detto lui? Dovevano far vincere questi due. Tutta la partita che sta dicendo, ma chi è quel pazzo che pensa di vendere Vlahovic? Sempre. Tutti e due, anche tu. Tutta sera che lo diciamo. Comunque, ragazzi, ma possiamo parlare della grande difesa di Casale su Vlahovic? Ma no, basta, sto passando Romagnoli. Attenzione, incredibile amici, la gente se ne va, sloggia, vanno delusi, sono i delusi, nemici storici delusi, che guffavano, diciamo la verità, la partita della svolta, vanno via dalla trasmissione, abbiamo vinto 2-0, sono tutti abbacchiati, uno in particolare, ero di fronte. Però io ho suggerito, loro speravano nella Lazio. Sì, 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 no, si sono presentati tifando Lazio. Vieni più vicino a me, vieni qua. Sono presentati tifando Lazio. Addirittura? Sì, sì. Uno ha anche detto che avrebbe portato la maglietta. Hai capito? Toccalcio 7 gol diretta a stadio. L'ha presa il 5 maggio la maglietta. L'ha presa il 5 maggio. La squadra lì! Ragazzi, oggi contro tutto e contro tutti, io e Raimonds, vecchio cuore bianco nero, siamo stati 92, 93, 95. Quanto è durata sta partita? 95. Rigorosamente 5. Sull'attenti, anche quasi in silenzio, perché abbiamo detto non è vero che stiamo tornando a vincere 2-0 senza prendere gol. Una semifinale di Coppa Italia, e magari al ritorno passiamo pure andiamo in finale. Sai com'è? No, ci sono buone possibilità ormai. No, però a parte gli scherzi e le battute, la situazione non era sicuramente ideale. Quindi, sai che il primo tempo? Sì. Intanto qua si spengono le luci e gli amici se ne vanno. Se ne vanno, ma noi siamo qui. Noi stiamo qua, anche se ci spengono tutto. No, perché andiamo in finale. Quel rigorello che non ci ha fatto battere l'arbitro Massa, che è lo stesso di Genoa, lo stesso dell'Inter, Juve di Lukaku. Quel rigorello lì che ci tolgono per un fuorigioco geografico. Ci sono solo loro che se lo sono inventato, hai capito? Cos'è? Io l'avevo imparato con la Salernitana, questo fuorigioco. Meraviglioso. Non lo conoscevo. Quel rigore non battuto, secondo me, perché io era partita bene, li ha quasi un po', non dico destabilizzati, però ci sono rimasti un attimo, e il primo tempo abbiamo fatto fatica un po' a guardare. Nel secondo tempo stavolta non abbiamo niente da dire, dai. Non di corto muso stavolta, 2-0. 2-0, senza mai subire un tiro degli avversari, bei fraseggi. Sì. Vedi che però sti qua sbagliano i passaggi, perché dopo il gol... Allora sei sempre lì, è il gol, è il risultato, ti cambia l'umore. Io improvvisamente stanno a fare i passaggi, Vlahovic fa un bel gol, Chiesa fa un bel gol, mentre il primo tempo è un po' meno. Però torniamo a correre, anche in campionato. Adesso bisogna battere la Fiorentina, perché sennò lì corriamo il rischio di vedere le altre. In cuffia hanno detto che la Fiorentina non ha più niente da chiedere. Ma senti. Non ci sono più. Silenzio, è uno studio, ragazzi. perché loro, nonostante, capito, noi siamo in una annata tragica, aspettavano anche questa qui, volevano la sconfitta per poi andarci addosso, invece no, siamo ancora vivi e Vlahovic e Chiesa si tengono su punto. Non lo so, vediamo. Ma non lo so. Vediamo come finisce. Li vuole vedere. Come è giunto? Vediamo fine stagione. Vediamo le offerte. Giuntoli ha detto prima prepartita, ha detto attenzione, perché ha detto che a fine parliamo a giugno. No, parliamo di tutto a giugno, però ha detto una cosa che la gente secondo me non vuole metabolizzare, anche te Raimonds. Sì, dimmi. Lui ha detto, vediamo a giugno che Juve faremo in base al budget. Il budget, ok. Quindi vuol dire, come dire, se non mi danno il budget... Certo. Però se non ti danno rimane il budget, Allegri e non fai... non lo so, perché Allegri poi vuole i nomi e quindi i nomi costano. Lo so, ma ormai Allegri quanto vuole i nomi che vuole, ma se non glieli possono prendere deve stare col suo contratto e non pretendere i nomi e far giocare questi qua. Non è che... Però dai, no, da parte di scherzi, questa può essere veramente la partita della svolta. Vero? Tanto della svolta dell'annata. Però dà un senso alla nostra stagione. Bravo. Che può dare un senso alla nostra stagione, metterci in riga con obiettivi più consoni, anche se ormai sono pochi, però... Hai visto mai? Io a questo punto farei gara di ritorno in Coppa Italia, sei d'accordo? Due pullman davanti alla porta. 0-0. Andiamo in finale. Ragazzi, vediamo. Siete d'accordo? Siete d'accordo? Sì, io sì. Due pullman davanti alla porta, un bello 0-0. 0-0. E ce la andiamo in finale. Grande Raimonds, vecchio cuore bianconero. Ragazzi, iscrivetevi al canale perché ogni tanto vi porto anche il Raimonds. Un bel like al video, commenti, campanella per essere raggiunti e raggiunte tutte dove siate. I tecnici ci spengono la luce, quindi noi diciamo buonanotte. E arriva come ride, lui si diverte. Ciao a tutti. Buona Juve a tutti, grande Vlahovic, grande Chiesa e soprattutto occhio a McKennie. Forza Juve! McKennie è uscito con la spalla. È uscito, però non ci sono notizie negative. Quindi speriamo bene. Ragazzi, però non fischiate Alexandro quando entra in campo.
campo, dai, poi fate i commenti negativi che volete, ma durante la partita entra un nostro giocatore, non sommergetelo di fischi, dai, cosa siamo diventati? Il Loggione di Milano? No, noi eravamo abituati a altre cose, a sostenere sempre, poi dopo magari a criticare, e dopo a sostenere. Certo, durante la partita sempre. Sosteniamoci.